Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta al forno alla messinese. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono pasta fresca tipo maccheroni, melanzane a fette fritte, uova sode, salame a fette, pancetta coppata a fette, provola a fette, prosciutto cotto a fette, parmigiano, peri ragù, tritato di carne, salsa di pomodoro, alloro, concentrato di pomodoro, vino bianco, cipolla, olio evo, sedano, pisellini, carote, sale, pepe nero e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere le carote e il sedano, la cipolla ed azioniamo il bimby per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 5 minuti, 120 gradi, velocità 2. Aggiungere il tritato ed azionare il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i piselli. Il vino ed azioniamo il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere la salsa di pomodoro. Il concentrato di pomodoro, l'acqua, la foglia di alloro, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimby per 40 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Pochi minuti prima del termine di cottura della salsa, cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla molto al dente. Il ragù è pronto, togliere 200 g di salsa e metterla da parte, con il resto condire la pasta. Componiamo la pasta al forno. Mettere uno strato di pasta, il parmigiano, le uova,
i salumi, il formaggio, le melanzane, un po' di sugo, e completare con la pasta. Completiamo con le melanzane. Spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-30 minuti circa. La pasta è cotta, serviamola. Pasta al forno alla messinese. Grazie e alla prossima ricetta!